E guarda qua. Mamma mia. No, scusa, questa qua col perizoma rosso luminoso addirittura. Questa è Mercedes. Come la macchina? Guarda che sospensioni rialzate che c'ha. Però procace. E anche un po' porcace. Guarda, ma ha ballato davanti tutta la sera, non puoi capire. Non riuscivo manco a mettere i dischi. C'ha due zizze talmente toste che se le shakerà senti il rumore delle nacchere. Olle. Ma che è sto fischio? Non lo so, sembra qualcuno che tortura un armadillo. Ah, che fastidio, ma sembra un microfono in Larsen. Soffio idrogenale, chi sono? Un incantatore di testicoli? No, dai. Ma fidati che mi hai paralizzato le palle con sto piffero. Ma dai ragazzi, sono un supereroe, eh? Vortice diesis! Oh, eh? Per il potere di Pan! Il potere di Pan, super fornaio. Ma no ragazzi, il dio Pan, dai, quello con la testa di capro che bestemmia, che ha tutte le ninfe intorno. Il ninfomane. Ma ragazzi, Hyper Piper, eh? Sono Hyper Piper. Ma chi è? Hyper Zampogno. Ma chi è? Ma come chi è, ragazzi? Mi rendo conto che il nome in italiano in effetti non gli rende giustizia, ma è un supereroe famosissimo, degli anni 70, della CC Comics. I fumetti sono introvabili. E attenzione, colpo di scena, ragazzi. E... ta-da! Eccolo qua, ho il numero 153. Congratulazioni, che colpaccio! Lo so, in effetti mi rendo conto, me lo sono fatto portare da New York da mio cognato, perché qui in Italia è introvabile. Ah, Gagliardo, e che fa sto superpiffero? No, intanto Hyper Zampognaro, ragazzi. E poi che cosa fa? Vola, difende i buoni con il potere del suo flauto magico, lo Shimo, che è stato intagliato da un antico e possente maestro, Shashimatsu, che però poi dopo è stato purtroppo sterminato dal perfido Yakudon. Dopo avergli ucciso anche tutta la famiglia. No, che storia avvincente. E come va a finire? Non lo so. È proprio qui il problema, ragazzi. Che mi manca l'ultimo, il mitico numero 154. Ah, triste bemolle. Lo so. Quando è bemolle è sempre un po' triste. Ma adesso hanno inventato queste pastigliette che tu le pigli mezz'ora prima e... Ma no, dai, che pirla. Piuttosto questa sera alle 21 su eBay c'è uno che parte con un'asta e lo vende, il 154. Ok, non c'è limite di prezzo. Devo fare un piccolo sacrificio, però poi alla fine sarà mio. Vittorio, ascolta. Ti voglio fare un regalo. Ti do questo anello che è di nuova generazione, che ce l'ho. Prima tu non l'hai dato a me, lo do a te. Poi tu, se potrai darlo a tuo nipote in punto di morte, fai come ho fatto io. Sì. Custodiscilo, che è una cosa importante. Te lo ricordo. Sì, no, mi dispiace privarmene, però è una cosa importantissima per la nostra famiglia. Va bene, nonna. Adesso però... Abbi cura, ti raccomando. Giuramelo. Te lo giuro, nonna, te lo giuro. Adesso stai tranquilla, nonna, riposati, sì. Va bene? Stai sì. Calma e riposati. Ti raccomando, abbi cura, eh? Sì, nonna, sì. Ciao. Mi aspetto una lunga nottata di rilanci. Buona fortuna. Fortuna? Hyper Piper non ha bisogno di fortuna. Arriva in un lampo e se ne va in un soffio. Beh, speriamo che Vic ce la faccia a giudicarsi l'ultimo numero di Hyper Piper. Speriamo, perché sennò domani ci tocca un'altra giornata di Hyper Pippa. Seconda parte di Wikileaks, segreti, bugie e confessioni. L'argomento di oggi è gli odori dell'amore. Che cosa ci scrivono, Dick? Sì, ci scrive Sabrina da Fossano. Si lamenta perché il suo ragazzo puzza dell'altra sponda, però giura di essere etero. Dico bene, Sabrina? Non fai ridere, sfigato. Le tue battute fanno cagare, fallito che non sei altro. A posto, tornato il pazzo nevrotico. Di cosa ti puzza l'amore, ciccio? Zitto, imbecille, fammi parlare col fallito. Che poi il fallito sarei io, giusto? Sì, sei tu, fallito. Stai cercando di comprare l'ultimo numero di quel fumetto di merda, vero? Scusa, come fai a saperlo? Perché ce l'ho io, fallito. Cervogia 71, ti dice niente questo nickname? Sì, è quello che questa sera su... Ci posso credere, bastardo, ma
Com'è possibile? Oh, ragazzi, io non ci sto capendo una fava. Di cosa state parlando? Servogia 71 sono io, Vic. E non te lo venderò mai, mai. So da dove scrivi, conosco i tuoi IP. Fallito. Controllo tutti i tuoi movimenti, sono dentro la tua rete. E non provare a partecipare all'asta, o prima piscio sopra il tuo fumetto e poi lo butto nel fuoco. Hai capito? Fallito! Mi accendo la stufa col tuo iperzampognaro di merda. Vabbè, ma aspetta, non possiamo magari trovare un accordo? Pronto? Pronto? Riattaccato. Beh, ragazzi, però questo qui è fuori di testa, eh. Sì, infatti dici che prima ci piscia sopra e poi butta nella stufa. Cioè, nel senso, sai con le pagine bagnate quanto ci mette per accenderla, no? Vabbè. Un'altra telefonata non ci sa, eh? Cioè, quello con l'amante che sa di funghi? Dopo, eh? Senti, ma com'è possibile che questo qui riesca a seguire tutti i miei movimenti in rete? Deve essere un super hacker. Praticamente ha copiato i tuoi profili web e ora vede tutto quello che fai. Tu non sei capace magari di bloccarlo? Non lo so. Però se tu mi dai la tua password, posso installarti il salvaschermo di Obama che balla la danza Kuduro, poi gli esplode la testa, fa un sacco ridere, ti faccio vedere. No, Polo, non mi interessa. Piuttosto, se io trovassi qualcuno che può sostituirmi nell'asta di stasera... Tipo chi? Tipo te. No. Io ho paura, se quello è un violento e mi aspetta sotto casa per buttarmi dell'acido in faccia. Ti fa un favore, bello. Io quella faccia la terrei nelle mutande se fossi in tempo di tu. Ciao Paolo. Ciao Megamind. Mi serve il macchinario. Scostati. Veramente stavo aiutando Vic a risolvere un problema un attimo. Ah sì, però se tu non ti levi il problema poi diventa tuo. Anzi, si moltiplica per 5. Guarda, guarda. 1, 2, 3, 4 e 5. 5 problemi, tutti sulla tua faccia da pirla. Ecco, provo un attimo dal computer di Vic. Allora, bravo. Grazie lo stesso, Pollo. Senti Paolo, tu come sei messo computer? Beh, quante te ne servono? C'è un mio amico che li raccoglie quando cadono dai camion. Un tipo fortunatissimo! No, io il computer ce l'ho. Più che altro mi domandavo come sei messo ad aste online. Tu sei capace? Beh, ci vendo i cartoni di magliette che ci dà la radio per le serate. Senti, ma se ti do dei soldi, tu... Sì, ma stasera non c'ho soldi. Quanti soldi mi dai? 5.000. 5, 14, 21, riporto il 4.000. C'è la macchina rossa. 7.2. 7.2 cosa? Sì, ho fatto la conversione in motel e zoccole. Vabbè, accetto. Sì, allora, ho tutto scritto qui. Mi raccomando, seguire tutto alla lettera. Ok, non farti beccare. Ascolta, tu ce l'hai la carta di credito? No, mi si è rotta. Dove? Mentre aprivo una porta. Come mentre aprivo una porta? Sì, perché il cacciavite non ce l'avevo dietro. Vabbè, e quindi come facciamo? Tu ce l'hai la fresca. Sì, cioè? La pila, i soldi ce li hanno? Ah, sì. E dammi i soldi. Ok. Tanto c'ho la Poste Pay, funziona lo stesso. Mi raccomando, Paolo. Sono 5 contati? Sì. Perfetto. E senti, com'è andata a finire poi con il fumetto di Super Clarinetto? Iperzampognaro, Iperpiper, Iperzampognaro. Vabbè, comunque alla fine l'ho fatto comprare un altro così. No, l'ho fregato quel maniaco pazzo. Bravo, sei stato furbo. Chi è che ti ha aiutato? Eccolo qua. Paolo? Oh, ciao Vicky Lecchini. Scusa, è tutta la mattina che ti chiamo al telefono. A me? Sì. Ma sei sicuro? Certo. Aspetta. È vero. E quindi? E quindi? Quindi te lo dico io, no? Com'è andata stanotte? Ah, bene, guarda, mi sono alzato un paio di volte per annaffiare lo zio Pozzi Ginori, poi ho preso 3 Malox che c'è un accidente di stomaco, una roba tremenda. Sì, vabbè, e poi alla fine quella cosa là l'hai fatta o no? Quale? Come quale? L'asta di eBay. Ah, sì, tutto a posto. Quindi l'hai comprato a posto, sì, te lo sei aggiudicato. Ah, tu dici fumetto? Certo. Ma va, quella era una cazzata da nerds, dopo 10 minuti mi sono rotto le palle. Ho preso un'altra cosa. Una cosa incredibile. E che roba è? Questa è la pipa di Enzo Berzot, mondiale 1982, un cimelio. Cioè, scusa, tu hai speso i miei soldi per comprare sta cagata di pipa invece che il mio preziosissimo fumetto? No, mica l'ho speso tu. Gli altri l'ho speso per questa maglietta del barone Causio, numero 15.
Questa è una figata che spacca. Spacca o non spacca? Spacca, ragazzi. Spacca. Originale. Cioè, scusate un momento, arrivo subito. Scusate un attimo. Un secondo. Un attimo, eh. Ma boia, schifoso te, la tua maglietta, invece che il mio fumetto, schifoso bastardo, panzone maledetto, che ti sei speso tutti i miei soldi invece di comprare quello che ti avevo detto, la pipa, sai dove te la infilo? La tua pipa, maledetto bastardo, te, e quello schifo di macchina te la spacco io, quella macchina che hai! Ragazzi, comunque non ho mai visto Vic così arrabbiato. Non mi ha neanche salutato prima di uscire. Sì, comunque anche lui si va a fidare di uno come Paolo Noyes. Infatti. Che poi per fumare la pipa ci vuole pazienza, eh. La devi pulire, caricare... Ragazzi, qualcuno mi ha distrutto la macchina del parcheggio. Ma che macchina è? È una Smart decapotabile, cioè... Ma, scusa, quella non è di Paolo Noyes? L'ho comprata da lui ieri io.